Allora, siamo giunti alla terza edizione di Immonext e siamo tornati per questo evento nella splendida location qua al Teatro dell'Arte in Triennale. Ringraziamo i vari relatori che sono intervenuti, che ci hanno aiutato un po' a capire quali sono state le dinamiche degli ultimi 10 anni del mercato immobiliare e soprattutto ci hanno aiutato a capire quali sono i trend del prossimo futuro. L'edizione di quest'anno aveva come titolo il 10-year challenge, ovvero appunto questa panoramica sul mercato immobiliare. Sono stati interventi molto interessanti in cui abbiamo potuto vedere quali possono essere i vari fenomeni che oggi stanno nascendo, in alcuni casi sono già una realtà come nel caso degli affitti per gli studenti, come nel caso del co-housing, in molti casi sono situazioni un po' innovative, magari ancora premature per l'Italia, anche molto probabilmente ci daranno delle grosse soddisfazioni nei prossimi anni. Un po' il quadro generale che è emerso è quello che l'Italia, Milano in particolare, è oggi in una situazione di forte riprese, di grosso interesse, soprattutto da parte degli investitori internazionali che stanno investendo sia in tema uffici, commerciale, ma non solo, anche residenziale. La sfida per i prossimi anni qual è? Probabilmente una riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente. In Italia ci hanno fatto appunto notare che il patrimonio immobiliare è vecchio, quindi necessita di essere riqualificato per rispondere a quelle che sono nuove esigenze delle persone che cercano casa sia in acquisto, in quanto la propensione all'acquisto resta comunque molto forte per l'italiano medio, ma anche per la locazione che sta acquisendo sempre più importanza per tutta una serie di fenomeni. In primis la difficoltà ad accedere all'acquisto quando i prezzi sono comunque lievitati e non tutti possono permettersi di acquistare casa, nonostante dal punto di vista dei mutui e dei finanziamenti gli istituti bancari siano diventati un po' più laschi, quindi più propensi a concedere nuovi finanziamenti. Ma affitto anche per scelta, quindi appunto lo studente che si muove in una città per un periodo temporaneo della sua vita, quindi vuole una soluzione comoda vicino all'università e dove poter vivere bene, quindi spazi di co-living, ma anche per stranieri che sempre di più verranno a Milano per un periodo temporaneo della loro vita. Ormai Milano è una città dal respiro europeo, quindi in grado di attrarre sia investimenti, come dicevamo prima, ma anche lavoratori stranieri. Quindi, ringraziando nuovamente tutti i relatori che sono intervenuti oggi, vi aspettiamo l'anno prossimo con la quarta edizione di Immonext.